bellissima recensione. Okay. Stai cercando. Vistiking. Vistiking. Vistiking, cioè sarebbe stai cercando. Stai cercando. Ok. E l'abbiamo cercata. Ok, l'abbiamo anche trovata questa volta, questa recensione per tirare su una box elettronica con un circuito davvero fenomenale, perché noi estimatori di e possessori anche. Possessori di varie box targate I abbiamo comunque molta, quando escono queste qui siamo molto accaniti, molto accaniti, sì, diciamo tutti quanti curiosi per via, sì, per via del, per via del suo circuito, un circuito preciso, aggressivo, a tratti dolce, vabbè, rispettabilissimo, molto potente, senza a tratti dolce, in parole povere è un circuito pregiato. Oh sì, insieme a quello di Evolve costruisce oggi uno dei migliori circuiti per sigarette elettroniche, no? Ora che facciamo? Allora, come si presenta? Si presenta in questa in realtà non si presenta così, si presenta con questa, si presenta così in questa confezione qui, con confezione azzurra, camouflage gun metal, questa è praticamente la nostra, la sua colorazione, la mimetica, minetica, mimetica. Questa qui, ecco qui la scritta, Vistiking. Non ridere. Vistiking, la scritta la possiamo vedere, questo è la targata Vistiking. Qui c'è, ok, la card per l'originalità del prodotto? No. Manuale di istruzioni? Sì. Cavo USB? Sì. Forse. Sì. Ecco la nostra box, sì, bella. Perché è bella esteticamente, questo verde militare, verde e nero, spicca. Un bel giocattolino verde a verde. Camouflage. È abbastanza, le dimensioni non sono contenute, perché questa qui comunque presenta l'alloggio creato da, per la doppia batteria. In che senso? Creato da. No. Don't want Vistiking Technology. Ok, vabbè, Vistiking, l'azienda è Vistiking. Sarebbe praticamente, okay, questo è il nome, Don Juan Vistiking Technology LTD. Vabbè, si troverà sempre a Shenzhen. Ah, sta pure l'indirizzo, il sito. Ok, ora facciamo così, la vediamo da vicino, poi facciamo le nostre considerazioni finali provandola. Allora, ecco la nostra box vista da vicino, questo abbiamo già detto che la colorazione è eccezionale, perché questo verde militare spicca veramente tanto, quindi il mimetico dei militari. Qui abbiamo il tasto fire è abbastanza robusto ed è, non è molto grande rispetto ai circuiti che siamo abituati ad avere delle... dei tastoni molto grossi. Questo qui è veramente piccolo. Qui è il nostro joystick per cambiare le modalità, quindi le varie modalità che offre la box. Qui è per l'inserimento del cavo USB per ricaricare la nostra box e per aggiornare anche il software. Software, ricordiamo che è quello della I. Quindi è l'SX530. Qui abbiamo la scritta Vistiking VK530. Qui è la slot per poter inserire le due 18650. Qui abbiamo tutte le certificazioni, anche la CE smaltimento rifiuti, la scritta sul retro della nostra box Vistiking, ok? Quindi che significa? Abbiamo detto cosa significava? Camminare. No. No, l'ho dimenticato. Ok, tutto a posto. Cosa significava Vistiking? Vistiking. Torno presto. Ok, torniamo presto. Allora possiamo metterla pure in confronto con l'SX. L'SX è leggermente più sottile. Sì. Ok. Questa qua ha una forma più arrotondata, questa qui
è molto più sottile, no, rispetto a questa qua. Ed è anche più ampio la tazza. Sì, se vediamo la differenza tra le due, qui abbiamo uno schermo, un display comunque arrotondato, qui è squadrato, quindi è quadrato, sempre con il nostro joystick, e qui al Pepsi. È più ad effetto? Yes, Pepsi. Pepsi. È più ad effetto, indubbiamente più ad effetto, a cerchio. A cerchio, ok. Pepsi, ho detto. Io avevo capito Pepsi. No, io mo ho finito di dire Pepsi. Caffè della nonna. Che è la coppa del nonno. Caffè della nonna. Ok, questa qui, vabbè, però guarda, l'estetica delle SX è sempre l'estetica delle SX. È una cioè, box molto rispetto di classe, dai. Anzi, rispetto a questa qui, ora che facciamo? Mettiamo le pile all'interno e vediamo anche come funziona. Allora, questa qua, come tutti i circuiti, se mi ricordo come funzionano, perché è un po' di tempo che non le uso, però dovrebbero avere più o meno le stesse funzioni. Il chipset è quello là, dai. Sì. Cioè significa che allora abbiamo messo la batteria, è uscita, l'abbiamo visto o non l'abbiamo visto? L'abbiamo visto. Scritta V-Sticking e il chipset del circuito, il 530. Ok, poi la cosa che bisogna dire, vabbè, questa qui 5 click veloci, l'accendiamo, ecco la scritta, stavolta si vede, il, ecco SX530 di. E questo è lo schermo, il nostro schermo, il display è abbastanza luminoso, mi piace il fatto di come un contachilometro, sì, il fatto che quando pigiamo, e questo lo vediamo in seguito, si alzerà anche la nostra lancetta, in base al wattaggio che andremo ad impostare. Tutti i circuiti con 3 click accedono comunque all'orologio, all'orario, per vedere alle varie impostazioni. 1, 2, 3, no, questi 3 click accedi comunque all'orologio. Invece 5 click noi andiamo all'interno della nostra box per andare a cambiare le varie impostazioni. Tra l'altro vediamo anche i wallpaper. Questo è il secondo, questo si può scegliere questo qui. Questo, vabbè, ce ne sono veramente tanti, no? Vabbè, si sa anche che si può cambiare uno a secondo delle proprie esigenze, magari uno personalizzato, una foto. Lasciamoci questo. Poi qui è per una cosa più semplificata, nel senso che allora possiamo cambiare le varie erogazioni, quindi da modalità soft, come tutti i circuiti, quindi soft, standard, powerful, quindi vediamo. Andiamo a cambiare Powerful Plus, che è l'erogazione, il circuito, sì, il circuito sarà ancora più aggressivo, quindi questa è la cosa veramente positiva di tutti i circuiti, l'aggressività del circuito è quello che è, va. Quindi è un'altra storia, è un bel giocattolino. Qui invece poi 1, 2, 3, quindi qui ho messo soft, standard, powerful, ok, powerful plus, andiamo su powerful plus. Qui invece possiamo andare a cambiare, quindi questo joystick mi consente di andare su queste modalità per una cosa più semplificata e per non cambiare comunque dal menu, quindi okay. Invece di fare 5 click noi possiamo andare direttamente qui e possiamo cambiare il wattaggio. Ok, quindi vabbè, questo è 38, 39, 40 e così via. Vabbè, diciamo che è una 200 watt. Cosa? È una 200 watt, effettivi. Sì, sono effettivi e nulla toglie. Qua veramente quando parli di 30 watt sono 30 watt, quando parli di 50 watt sono 50 watt. Niente da dire. Diciamo anche che è molto precisa in lettura, sì, l'erogazione. Sì, è il miglior chip secondo me che esiste in commercio. Basta dire meglio di Evolve, al mio avviso. L'Evolve è diverso. L'Evolve è meno aggressivo, più soft come circuito. Vabbè, montiamo subito l'atomizzatore sopra e vediamo come va. La proviamo? Prova. Come va? Nulla da dire, va per come deve andare. Fai vedere il fatto della lancetta. Abbiamo un circuito
L'atto che, guarda, si alza, vabbè, siamo a 45 watt perché sulla mia box va a 45 watt. Spinge, spinge per davvero. Vabbè. Fai un tiro breve perché altrimenti stecca. È una box di tutto rispetto. Wow. Vogliamo ribagnare? Come va? Senza parole. Vabbè, cioè, è inutile che la presentando perché ho messo a vita. No, è inutile da dire, vabbè. Mi piace veramente tanto. Rispetto, poi ricordiamo, a un prezzo veramente basso considerando il circuito che è montato sopra. Nessuna azienda, cioè, che fa box così di alta qualità che costano così poco rispetto al circuito che montano. Il costo della presente, diciamo che non potrebbe mai avvicinarsi a, sì, vabbè, al prezzo, sì, del circuito. Vabbè, possiamo dirlo, il prezzo è inferiore a 100 euro e per avere un circuito I non esiste niente, bisogna passare di 100 euro, sì, di molto. Lo sappiamo perché i vapers che ci seguono conoscono bene il prodotto e di cosa stiamo parlando. È bello anche la box, comunque ha un effetto gommato, ha un effetto gommato piacevole al tatto, possiamo dirlo questa volta, che costa è anche poco. Leggera, sì, è anche leggera, quindi questa volta possiamo dirlo, costa poco e ti diverti. Salite sulla giostra, gli amici del sud. Ultimo giro, ultima corsa, iscrivetevi al canale.